Giuliano si era sempre dimostrato responsabile, non si era mai esposto da solo inavvertitamente a pericoli. A dirlo i titolari stessi della BC Service di Noventa di Piave, dove venerdì scorso ha perso la vita lo studente 18enne Giuliano De Seta. Lo ha riferito l'avvocato della famiglia Luca Sprezzola, facendo sapere inoltre che già questa estate il ragazzo aveva lavorato nell'azienda dove si è verificato l'infortunio mortale. Hanno detto che non è mai stato il responsabile. Per il periodo in cui hanno avuto occasione di conoscerlo loro, vale a dire un periodo precedente a questo breve stage che era iniziato da poco, nel mese di agosto e luglio, quando lui ha lavorato presso la BC Service con un regolare contratto di apprendistato. Ma apprendistato e alternanza scuola-lavoro, sottolinea il legale, sono circostanze completamente diverse. Ci sono modalità normative totalmente differenti. Nello stage lui ha l'obbligo di essere stato affiancato ed è oggetto di indagine da parte della magistratura. I titolari della BC Service hanno fatto visita ai genitori di Giuliano a Ceggia. Si sono presentati i titolari della BC Service ieri primo pomeriggio a casa dei familiari di Giuliano per rendere le loro condoglianze e scusarsi per l'accaduto e manifestare il dispiacere per un evento così tragico. Le scuse sono state accettate ed ha fatto piacere riceverle, fermo restando che le indagini devono proseguire e la famiglia è ferma nel voler sapere qual è stata la dinamica dell'incidente, di chi sono le responsabilità e cosa è successo al loro figlio. Scuse, sottolinea l'avvocato, che non costituiscono né una ammissione di colpa da parte dei titolari dell'azienda né una presa d'atto di responsabilità da parte della famiglia. Le indagini devono fare il proprio corso. Nel momento in cui sono resi pubblici gli indagati, si procederà con un regolare e giusto processo. Accuse in questo momento, lungi dal farle nessuno, né il sottoscritto né la famiglia. La Procura di Venezia disporrà entro un paio di giorni l'autopsia sul corpo dello studente, la famiglia nominerà un perito di parte affinché vi partecipi ed è pronta a chiedere al PM tutti gli approfondimenti del caso per arrivare a chiarire la dinamica dell'incidente in cui è morto Giuliano.